Ciao a tutti e benvenuti ad un altro video di 10 minuti al giorno di Manuela. Puntini sospensivi. Sono contenta e emozionata oggi di essere qui con voi per questo video perché parleremo insieme di un argomento che a me sta molto a cuore quando parlo di oli essenziali, proprio il fatto della particolarità che loro hanno, degli oli essenziali, la particolarità di poter penetrare la membrana cellulare senza nessun problema. Vi leggo alcuni estratti di un articolo che è stato tradotto da una mia cara amica qualche tempo fa. Il titolo è Gli oli essenziali sono unici. E dice proprio questo: gli oli essenziali sono fisiologicamente attivi, il che significa che influenzano direttamente il corpo. Le caratteristiche strutturali uniche degli oli essenziali permettono loro di essere attivi sia sulla superficie delle cellule che all'interno delle cellule. Ogni cellula, come sapete, è racchiusa in una barriera protettiva chiamata membrana, che serve a mantenere la cellula come un sistema chiuso, separato dall'ambiente esterno. Incorporati nella membrana vi sono dei recettori di superficie. Che cosa servono questi recettori? Servono come linea di comunicazione tra quella singola cellula e il resto del corpo. Quando la sostanza corretta lega con questi recettori, inizia una cascata di cambiamenti chimici sul lato interno della membrana cellulare, innescando modifiche nella funzione della cellula. L'interazione con questi recettori facilmente accessibili è un mezzo che gli oli essenziali hanno per comunicare con le cellule e influenzare l'attività cellulare. La membrana cellulare ha il doppio ruolo cruciale di tenere fuori gli intrusi indesiderati, pur essendo permeabile, quindi transitabile. Quindi le fonti di energia e di altre sostanze importanti devono entrare, mentre le scorie devono essere rimosse. La maggior parte delle sostanze non può penetrare la membrana del cellulare, quindi diversi meccanismi specializzati nel trasporto vengono impiegati per consentire alle sostanze necessarie di spostarsi nella cellula in modo controllato e ben regolato. Che meraviglia questo corpo umano, veramente. Andiamo avanti. Sostanze con certe caratteristiche strutturali possono attraversare direttamente la membrana e spostarsi all'interno della cellula senza essere limitati dai sistemi di trasporto della cellula in un processo noto come diffusione passiva. Ossigeno, anidride carbonica, alcol, alcuni farmaci, anestetici, anche gli oli essenziali sono alcune delle poche sostanze in grado di muoversi in questo modo. Quindi due caratteristiche degli oli essenziali permettono loro di essere in grado di diffondersi passivamente: la liposolubilità e le piccole dimensioni molecolari. La natura liposolubile degli oli essenziali offre loro una funzione indipendente e accessibilità alle cellule. Gli oli essenziali hanno la capacità di influenzare le cellule anche quando vi è un compromesso fisiologico, come ad esempio durante i periodi di scarsa nutrizione o di minacce ambientali. Se una cellula viene compromessa per qualsiasi motivo, dipende da sistemi aggiuntivi e funzioni all'interno del corpo per ritrovare una funzione ottimale. Ad esempio, una cellula compromessa può perdere, per esempio, la capacità di far passare efficacemente sostanze attraverso la sua membrana e di conseguenza hanno difficoltà a ottenere ciò che occorre per mantenersi, ok? Spesso questo diventa un problema ciclico. La cellula non può riparare se stessa senza il corretto scambio di sostanze nutritive, ma non può ottenere le sostanze nutrienti adeguate perché i meccanismi di trasporto della membrana non sono ottimali. È chiaro il problema, no? Quindi, poiché gli oli essenziali non dipendono da meccanismi di trasporto cellulari per entrare nella cellula, possono facilmente attraversare la membrana cellulare e fornire benefici direttamente alla cellula. Voglio ripetere questo piccolo punto, che poi è importantissimo, perciò ve lo ripeto.
Poiché gli oli essenziali non dipendono dai meccanismi di trasporto cellulari per entrare nella cellula, possono facilmente attraversare la membrana cellulare e fornire benefici direttamente alla cellula. È chiaro ed è fantastico se pensate a come nasce questa cosa e come prosegue nel nostro corpo. Un'ulteriore cosa volevo leggere appunto dallo stesso articolo, parla degli oli essenziali che possono anche influenzare il cervello. Questo come avviene? Passando dal sangue nel cervello. La barriera ematoencefalica è la barriera di tessuti più sicura nel nostro corpo. È altamente selettiva per proteggere i tessuti fragili del sistema nervoso centrale. Questa barriera consente il passaggio soltanto di certi composti che sono cruciali per la funzione del cervello, come per esempio il glucosio o alcuni amminoacidi, no? Ma una nuova ricerca ha dimostrato che certi componenti, i sesquiterpeni, presenti negli oli essenziali, possono attraversare direttamente la barriera ematoencefalica a causa della loro dimensione molecolare ridotta. Anche se sono stati particolarmente studiati i sesquiterpeni, è ragionevole supporre che altri composti degli oli essenziali, soprattutto i monoterpeni, che sono strutturalmente più piccoli dei sesquiterpeni, possano penetrare la barriera ematoencefalica. Gli effetti degli oli essenziali, ragazzi, sono di vasta portata, indipendentemente dal loro metodo di applicazione. Questa forte influenza biologica non sarebbe possibile se i composti di oli essenziali non fossero liposolubili e non avessero piccole dimensioni molecolari. Queste proprietà strutturali uniche danno agli oli essenziali potente influenza biologica in tutto il corpo. Non è fantastico pensare a questo, a come avviene tutto ciò, che l'olio essenziale entra nel nostro corpo e porta avanti le funzioni che ha e che il creatore ha creato, che ha dato, ha affidato all'olio essenziale, ad ogni pianta, fiore, frutto che abbiamo su questa terra. È fantastico. In merito alla questione degli oli essenziali, liposolubilità e che possono penetrare senza problemi, volevo accennare anche alcune informazioni riguardanti il fatto che gli oli essenziali debbano essere consigliato, debbano essere sempre diluiti. Adesso vi svelo anche il motivo. Diamo un'occhiata un po' alla scienza della pelle, ok? La pelle è composta da molti strati e lo sappiamo. Lo strato più esterno è chiamato strato corneo, che si compone di cellule cheratinizzate morte circondate da glicolipidi intercellulari. Paroloni, però ascoltate bene, questo strato è grande per trattenere all'esterno materiali indesiderati come potrebbe essere l'acqua, la sporcizia o anche i microbi. Tuttavia, i costituenti chimici degli oli essenziali possiedono proprietà uniche che permettono loro di passare facilmente attraverso lo strato corneo. Ma non passano tutti in una volta. Infatti, lo strato corneo, vi sentite bene questo, funge da serbatoio di sostanze lipofile come gli oli essenziali. Questo serbatoio li riversa nel derma nel giro di alcune ore. Quindi diluire un olio essenziale in un olio vettore rallenta lo svuotamento del serbatoio di cui stiamo parlando. L'olio vettore aumenta l'idratazione della pelle, cioè aumenta l'integrità della pelle. Per questo motivo, oli essenziali impiegano più tempo per entrare e passare attraverso lo strato corneo. Allora, il messaggio di oggi qual è? Il modo migliore per ottenere un effetto localizzato a lunga durata nell'applicare gli oli essenziali per via topica è proprio quello di diluire. Ok? Io mi trovo benissimo con gli oli essenziali puri, ma noto che gli oli essenziali, quando sono diluiti, sono ancora migliori. Una prova che sto facendo in questo periodo, uso l'Immortelle, che è una miscela della doTERRA anti-età. Siccome mi era finita la quantità di olio che avevo nella bottiglia, quel poco che rimaneva era veramente meno di 1 cm di olio, bottiglia da 10, roller, ho diluito con dell'olio di cocco, quindi olio vettore, biologico, puro,
di alto grado terapeutico, anche quello perché era della doTERRA, quindi so, mi fido della doTERRA, dei prodotti che uso. E ho diluito e li sto usando proprio quell'Immortelle diluito e vedo veramente, mi fa sentire meglio come sensazione sulla pelle, ma anche vedo i miglioramenti sulla pelle stessa. Quindi, qual è il messaggio? Diluiamo, gente, diluiamo perché veramente gli oli essenziali funzionano meglio in questo modo. Ringrazio il Signore per le cose che ha dato a tutti noi qui sulla terra e vi ringrazio anche per la vostra attenzione perché magari potreste, non so, condividere questo messaggio a chi potrebbe, a chi dei vostri amici potrebbe interessare. Per cui cliccate il tasto condividi su questo video e perché no, iscrivetevi al mio canale su YouTube in modo tale da essere sempre aggiornati. Cliccate anche la piccola icona della campanella per ricevere una notifica per ogni video nuovo che posterò su YouTube. Vi ringrazio e vi saluto e vi aspetto per il prossimo video. Ciao ciao a tutti!